4.000 fiaccole per ricordare, per non dimenticare i 309 angeli del 6 aprile. Sono trascorsi 9 anni, il timido sole del giorno del lutto ha scansato la notte più lunga per gli aquilani e per tutti coloro che in quella notte maledetta di 9 anni fa hanno perso gli affetti più cari. Mentre si discute se fare o non fare più la fiaccolata per lasciare spazio ad un museo permanente, ad un luogo del ricordo, l'appuntamento con le fiaccole in centro rimane un punto fermo, sentito e partecipato, un momento nel quale il dolore collettivo emerge, nel quale ci si stringe a quei volti rugati e segnati dal dolore che aprono il corteo. Ci sono mamme, papà, fratelli e sorelle, mogli e mariti, figli. Non si vive ma si sopravvive, ci dice la mamma di Carmelina. Il sorriso di Carmelina, stampato su cartelloni giganti. Saremo marchiato per tutta la vita, lo sappiamo. Ci dobbiamo ricostruire una vita intorno, perché non è vivere, è sopravvivere. È quello che stiamo facendo, che stiamo cercando di fare da 9 anni. Fuori la politica dalla fiaccolata, di ricostruzione si parlerà il 6 aprile, ma non ora, tuona Vincenzo Vittorini. Lui in quella notte ha perso moglie e figlia, si stringe a Federico, il suo ragazzo, si fanno forza. Un'altra serata in cui si ricorda, si fa memoria. Si ricorda un evento tragico in cui lo Stato c'è dentro al 100% e non si fa politica. E ci sono tante storie che si intrecciano. Una mamma si ferma il 20 settembre, da 9 anni su quel tratto c'è la foto di suo figlio, uno studente straniero. Lei lo chiama come se lui da quelle macerie potesse ancora risponderle e darle un segno. Ci sono Ilaria e Anna Maria, la loro forza e la loro dignità. Se fare o non fare non interessa neanche più, per loro 6 aprile è tutti i giorni, ma sarebbe bello vedere tutta la città con loro. Invece alcuni sono diventati aridi, sembra quasi che il terremoto non abbia insegnato. Il dolore per noi dei genitori ci sta sempre, perché il ricordo di Francesco, di Angela è vivo tutto l'anno dal 2009 fino ad oggi. La fiaccolata è importante perché la memoria deve rimanere sempre alta. Una persona piena di vita, non è un modo di dire, insomma, come sempre spesso si dice delle persone che non ci sono più, ma insomma lei era veramente, tutte le amiche hanno sempre sottolineato la sua capacità di aggregare e era sempre lei a fare un po', no? a raggruppare tutti, a fare serata come piaceva a lei, ad andare a ballare. Era una persona molto seria nel lavoro, ma sicuramente amava tantissimo poi staccare e divertirsi la sera, e quindi questo è il ricordo che ho. Carli Augusto, Capasso Yolanda, Di Pasquale Alessia, Capuano Luciana, Carletto Cantalini Lidia, Carli Anna Maria. Bentrovati al TG6 con la copertina di Daniela Rosone dedicata alla fiaccolata del 6 di aprile. Apriamo un'ampia pagina dedicata alle commemorazioni per il 9° anniversario del terremoto che ha distrutto L'Aquila e provincia, provocando 309 vittime. La fiaccolata è stata proprio in memoria delle persone che non ce l'hanno fatta sopravvivere alla terribile scossa di terremoto. Alla fiaccolata di questa notte ha partecipato anche il capo della Protezione Civile Borrelli. Bisogna investire sulla prevenzione, ha detto, mentre il sindaco Biondi ha commentato: mai più una tragedia del genere. Sentiamo ancora Daniela Rosone. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, al suo primo anno alla fiaccolata con la fascia tricolore come sindaco del capoluogo, un momento di ricordo e dolore, dice, ma anche di riflessione affinché certe cose non accadano più. Dobbiamo dare un senso a tutto il dolore patito, a tutte le sofferenze subite, a tutte le lacrime versate, e l'elaborazione del lutto è un sentimento individuale. Il rito collettivo di questa sera serve non soltanto ad onorare la memoria delle vittime e di tutte le persone che hanno sofferto dal 6 aprile in poi, ma è soprattutto un elemento che serve per far crescere la comunità, per renderla più unita, per lanciare dei messaggi all'Italia, dei segnali, e per creare le condizioni affinché questo territorio così debole sia messo in sicurezza, in cui si ragioni
più spesso di prevenzione e soprattutto si creino le condizioni affinché calamità come la nostra non si verifichino più. Tra la folla ci ha confuso anche Angelo Borrelli, il numero uno della Protezione Civile, che ricorda i suoi 8 mesi all'Aquila nel dopo sisma. Bisogna investire in prevenzione ovviamente strutturale. Adesso si sta facendo una ricostruzione in questi territori, una ricostruzione secondo quelle che sono le moderne tecniche di costruzione e anche in quella che è la pianificazione dell'azione di Protezione Civile, per ridurre al massimo gli effetti del sisma e di questi eventi calamitosi che ogni tanto interessano il nostro territorio. Un sentimento di vicinanza, di dolore, perché quell'evento, così come gli eventi successivi, hanno segnato il nostro cuore, hanno segnato il cuore degli italiani e soprattutto il nostro, che siamo arrivati qui immediatamente dopo il sisma e che abbiamo vissuto personalmente. Ho vissuto qui per 8 mesi insieme con questa gente per alleviare le sofferenze di questo territorio. Il terremoto aquilano ha intrecciato storie particolari, anche transnazionali. Dalla Germania all'Aquila è la storia di un'amicizia tra i tifosi del Bayern Monaco e gli ultras dell'Aquila. Sentiamo. Jürgen Mester è un tifoso del Bayern Monaco. Ogni anno, da 3 anni, il 6 aprile, lui è all'Aquila. Ha conosciuto amici tifosi come lui, che condividono una passione sana per il calcio, che aiutano e che non stanno a guardare. Con la Germania una donazione per lo skate park realizzato dagli Ultra Rosso Blu e Red Blue Eagles, grazie alle donazioni a Piazza d'Armi. Lui qui ha trovato una città e degli amici. L'Aquila non si dimentica. È la terza volta di essere alla fiaccolata. Sì, ho tanti amici qui perché dopo il terremoto abbiamo fatto anche in Germania una raccolta per aiutare il progetto del skate park e così ho trovato tanti amici in questa città e sono tornato ogni anno quando è possibile per questo fiaccolato e anche per vedere come la città si rinasce. Tu vieni dalla curva, sei un tifoso di calcio? Io sono un tifoso di calcio del Bayern Monaco e così è iniziato il contatto con i ragazzi all'Aquila. Sì. Il grande cuore degli ultra, aiuti nascosti che non pubblicizzano mai, ma che restano nel territorio per il territorio a memoria futura, come quello fatto da Amatrice, gesti concreti che ci aiutano a capire come il calcio possa essere ancora uno sport di aggregazione e di amicizia e in cui fortunatamente c'è ancora una parte bella e pulita. Adesso apriamo la pagina della cronaca con una notizia che arriva da Vasto Marina, dove un 44enne originario del Beneventano è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Vediamo il servizio. Saranno necessari esami più approfonditi per stabilire le cause del decesso del 44enne di origini beneventane trovato senza vita all'interno dell'appartamento del complesso Il Gabbiano Bianco di Vasto Marina. A dirlo è il medico legale Pietro Falco, arrivato nell'abitazione di Via Gregale a sud della città assieme ai carabinieri per una prima ispezione cadaverica. Le condizioni della salma, in avanzato stato di decomposizione, non consentono di sbilanciarsi. In realtà è per come sono le condizioni del cadavere, non possiamo dire niente. Quindi da quanti giorni più o meno potrà stare? Una settimana? No. Più? Non prima di aver visto con l'esame esterno. Però qualche giorno sicuramente. Sì, quello sicuro. I vicini non vedevano l'uomo da giorni e sono stati proprio loro a lanciare l'allarme, segnalando i latrati del pitbull dell'uomo chiuso nel cortile di casa. Si ipotizza che il decesso sia avvenuto almeno una settimana fa per cause naturali, questa almeno è l'ipotesi su cui sta lavorando il sostituto procuratore Michele Pecoraro. State capendo se si tratta di... Probabilmente per cause naturali. Probabilmente per cause naturali? Sì. Quindi questa è l'ipotesi che... Sì. Ok. Andiamo avanti ancora, voltando pagina. Basta sprechi e poltrone. A chiederlo sono alcuni dipendenti della TUA, dipendenti che non aderiscono ad alcuna sigla sindacale. Questa mattina si sono ritrovati sotto la sede della Regione Abruzzo in Viale Bovi a Pescara assieme ad alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti.
Oggi c'è questo sit-in di dipendenti della tua davanti agli uffici della regione a Pescara. Parliamo di dipendenti che non sono iscritti a sindacati e che chiedono meno poltrone, meno incarichi, più lavoro. C'è da dire che l'amministrazione regionale con la riforma ha tagliato le corse del 5%, corse dei pullman penalizzando le aree interne, ha aumentato i biglietti del 15%. Non solo, dalla sera alla mattina parte di questi dipendenti si sono visti sbattuti da Tua Sangritana, che è una società fallimentare, una società che è un nuovo carrozzone e loro non sanno quale futuro ci sarà. O noi riteniamo che le linee commerciali si possono tranquillamente gestire all'interno di Tua separando solamente di bilanci, poi contestiamo i troppi dirigenti, le tante poltrone, i tanti sprechi, ci sono circa 100 dipendenti in esubero tra gli amministrativi che sono in ufficio, che a nostro avviso dovrebbero andare sugli autobus a svolgere le attività di controllori per le operazioni antievasione. Problema serissimo è che i mezzi continuano a uscire non sicuri, con le spie rosse accese, mettendo a serio rischio l'incolumità dei viaggianti, dei viaggiatori e quindi anche del personale, naturalmente degli autisti che si devono assumere la responsabilità. Ecco, ci sono tante cose che non vanno, tante cose che non vanno bene, o c'è un'inversione di rotta o altrimenti si rischia anche di privatizzare il servizio pubblico regionale, perché non andando bene il pubblico si sta tentando di svendere e di lasciare che entrino privati nella gestione del pubblico, e questo a noi non ci sta bene. Avete chiesto un incontro con il Presidente della Regione? Il Presidente non è uscito, abbiamo parlato solo con il segretario, con Enzo Del Vecchio, il quale si è limitato a dare i suoi contatti ai dipendenti della Tua. Null'altro, vedremo quel che sarà. Adesso proseguiamo con la politica. Il deputato di Forza Italia Gianfranco Rotondi, alla guida di Rivoluzione Cristiana, a Chieti è intervenuto alla presentazione del libro che ripercorre la vita e l'azione politica di Remo Gaspari. Al microfono di Gino Di Tizio, con Rotondi abbiamo parlato dell'attuale situazione politica sia a livello nazionale che regionale. Ascoltiamolo. Onorevole Rotondi, da Roma in Abruzzo, intanto parliamo di quello che sta avvenendo a Roma per il governo. Avviene poco, per la verità. Ognuno declina le generalità, ognuno dice quello che vorrebbe, ma non mi sembra che ci sia ancora la consapevolezza che le elezioni non hanno fatto registrare un vincitore, come purtroppo forse era un portato necessario di una legge elettorale un po' particolare. C'è comunque l'Abruzzo che attende da Luciano D'Alfonso le dimissioni. Come vede questa situazione? Un po' anomala, francamente. Eh sì, un po' anomala. Consiglierei al senatore D'Alfonso di concentrarsi sulla nuova missione istituzionale di senatore. Anche perché ci sono tante cose in Abruzzo che attendono delle soluzioni. Lei è impegnato, ha rifiutato il termine di paracadutato subito. Ma io non drammatizzo che vi siano dirigenti politici che senza appartenere a quella regione vanno a rappresentarla in Parlamento. Il tema è cosa fanno dopo. Come vedete, io sono qua. In ricordo di Gaspari. Gaspari è una figura immensa nella politica, non soltanto abruzzese. Il saggio coglie sicuramente alcuni aspetti della sua azione politica, e la rivalutazione della figura di Gaspari è in parte un giudizio su chi è venuto dopo, indubbiamente, in parte una rivalutazione a debita distanza storica della straordinaria esperienza della Democrazia Cristiana. Un'ultima cosa, Forza Italia deve affrontare le prossime elezioni regionali, ci sono molti problemi da risolvere. I problemi ci sono sempre. Il tema è che Forza Italia ha le possibilità, i talenti, le personalità da mettere in campo per assicurare un buon governo a questa regione, e quindi in armonia con gli alleati sicuramente saprà farlo. E questa mattina il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso ha firmato con i comuni interessati 11 convenzioni per opere ricadenti nel master plan relative alla misura denominata interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero dei borghi. A margine della conferenza ha parlato anche dell'esclusione del sito di Manoppello dal progetto Enea di fusione nucleare. Oggi abbiamo firmato le concessioni finanzianti per 11 comuni per interventi di riqualificazione dei borghi
cioè di ciò che è di valore identitario, turistico e storico dei nostri comuni. I comuni sono Arielli, Cappadocia, Caramanico Terme, Montebello sul Sangro, Sante Marie, Scanno, Tagliacozzo, Scurcola Marsicana, Silvi, Rosello e Tollo. La prossima settimana ci saranno altri 34 comuni e di qui al mese di aprile finiremo tutte le concessioni riguardanti tutti i comuni finanziati per circa 15 milioni di euro. Abbiamo ascoltato i sindaci a valenza storica, culturale, identitaria e turistica, abbiamo messo queste risorse, abbiamo negoziato con loro le procedure e i progetti, adesso partiranno anche gli appalti. Tenete da conto che questo produce valore di collocazione turistica all'Abruzzo, ma anche respiro alle piccole imprese che fanno restauri, recuperi, alle piccole imprese dell'edilizia, perché in Abruzzo partono i grandi appalti da centinaia di milioni di euro, ma partono anche gli appalti da centinaia di migliaia di euro, è questo che consente all'edilizia di ripartire. Abbiamo presentato una memoria di 3 pagine per chiedere il riesame. L'Abruzzo è al primo posto per quanto riguarda i siti che non fanno parte della proprietà di Enea, perché chi si è collocato al primo posto ad oggi Frascati è di proprietà di Enea, al secondo posto la Puglia è di proprietà di Enea, noi siamo la prima posizione conseguita che non è di proprietà di Enea. Per quanto ci riguarda davvero è una collocazione invidiabile da tutta l'Europa, battaglieremo per far valere gli elementi del bando che ci vedono a favore. Adesso ci spostiamo al comune di Montesilvano che ha illustrato le novità che riguardano la progettualità per gli SPRAR, anche per i minori, oltre ai risvolti dell'iniziativa sul territorio e i progetti in tema di housing sociale, cioè a sostegno delle persone senza fissa dimora, tutti i progetti attivati dall'amministrazione comunale di Montesilvano. Sentiamo. Abbiamo azzerato la presenza di casse e stiamo gestendo direttamente noi i flussi, abbiamo circa 80 immigrati, prevalentemente famiglie, che sono gestite direttamente dal comune e che partecipano alla vita sociale della città lavorando, queste persone lavorano gratuitamente per il comune. Ma la nostra progettualità ci ha consentito di ottenere dei risvolti economici positivi e quindi di ottenere dei rimborsi da parte dello Stato italiano che ci consentiranno di realizzare circa una quarantina di posti letto per gli italiani montesilvanesi che versano in gravi difficoltà economiche. Quindi l'accoglienza che noi abbiamo identificato è quella prevista presso la sede di ex Artigian Luce su Corso Umberto a Montesilvano, che attualmente sta ospitando i migranti. È una struttura dove noi abbiamo realizzato sia la mensa per i poveri che l'emporio solidale e diventerà il polo della solidarietà per tutti i cittadini di Montesilvano. Elice e Picciano hanno deciso di sposare insieme a noi, insieme al comune di Montesilvano, il progetto SPRAR. Anche loro entreranno a far parte di questa famiglia e vedranno chiusi i CAS che purtroppo portano una serie di problematiche indefinite, perché si tratta di gestire la prima accoglienza di soggetti che non conoscono la lingua, che non hanno neanche la minima cognizione di quelli che sono i regolamenti, le leggi, le usanze del posto e che creano spesso problemi. Cambiamo argomento, è partita da Montalfano come da programma la carovana No Hub del Gas, che coinvolgerà tutta la regione prima di sfociare nella manifestazione del prossimo 22 di aprile. Davanti al sito della Stogit erano presenti i rappresentanti del coordinamento No Hub del Gas Abruzzo e quelli del comitato locale Difendiamo Montalfano. Lo storico sito di stoccaggio cupellese è tra i più grandi in Europa, dal nome avrà un ruolo centrale nelle politiche di sviluppo della Stogit, che fa parte del gruppo SNAM. All'orizzonte infatti c'è un potenziamento della sua capacità. Da tempo i residenti della contrada cupellese sottolineano alcune criticità, come prima fra tutte l'assenza di un piano di emergenza esterno, e dunque questa mattina c'è stata questa manifestazione davanti i cancelli della centrale cupellese. Una conversazione curata da Claudio Di Benedetto e fortemente voluta dal Lions Club Atri Terre del Cerrano per raccontare
il coraggio di donne e uomini che con la loro disobbedienza riuscirono a salvare il patrimonio artistico durante l'ultimo conflitto bellico. Sentiamo il servizio di Vestina News. Claudio Di Benedetto, perché questo elogio alla disobbedienza? Non è un'esortazione alla disobbedienza, è una narrazione di come la disobbedienza produca eroi. Chi ascolterà questa conversazione si imbatterà in persone normalissime, come tutti noi, ciascuno un'eccellenza, una persona comunque competente nel suo campo, che al momento opportuno fa una scelta decisiva. E cominciando dall'articolo 9 della Costituzione, che proclama che la Repubblica prende cura del patrimonio storico-artistico della nazione, raccontiamo gli anni in cui prendersi cura, e ovviamente siamo ancora a monte della Costituzione repubblicana, diventa un rischio. Una scelta azzeccata questa di disobbedire? Sì, certo, certo. La disobbedienza prima era quella alle leggi di occupanti che volevano trasferire al nord, verso l'Austria, la Germania, buona parte del nostro patrimonio mobile, quindi una scelta essenziale, l'unica possibile. Il Lions Club è un club service, noi facciamo tutto questo per promuovere poi azioni sociali ed interventi sociali nel territorio di nostra competenza. Il Lions Club Adri Terre del Cerrano ha sponsorizzato e ha ideato e sostiene ancora un market solidale che è quello della Formica di Pineto. Quest'anno abbiamo un obiettivo importantissimo di servire nel mondo 200 milioni di persone. Naturalmente tutto quello che facciamo ha lo scopo di raccogliere fondi per promuovere queste azioni sociali. E adesso apriamo la pagina dello sport, lo facciamo parlando di Serie B di Pescara. Gara di debutto per il neotecnico Bepi Pillon in casa del Palermo. Direzione di gara affidata a Piscopo di Imperia. L'allenatore trevigiano riproporrà il 4-3-3 di ispirazione zemaniana, ma con alcuni accorgimenti nella fase di non possesso palla. Nella linea di difesa agiranno Fiamozzi, Coda e Fornasier, oltre a Crescenzi, mediana con Valsani e Koulibaly ai fianchi dell'ex di turno Brugman, in avanti Pettinari con Mancuso e Capone a supporto. È stato convocato anche Falco. Non fanno parte invece della spedizione in Sicilia a Bovo Mazzotta e lo squalificato Carraro, al pari dei Lungodegenti, Proietti e Campagnaro. Ascoltiamo le parole di Pillon nella tradizionale conferenza stampa prepartita. Ma innanzitutto voglio dire che Zema è un maestro, nel senso che è stato per noi che siamo cresciuti, poi lui e Sacchi hanno innovato un po' il calcio in Italia, perciò non posso che parlare bene e avere un grandissimo rispetto per il personaggio Zema. Diciamo che il 4-3-3 io ho cercato di proseguire il suo lavoro e di dare degli accorgimenti nella fase difensiva, cercare di mettere una squadra equilibrata in campo, che abbia compattezza, che sappia ripartire, però insomma cerco anche di non stravolgere più di tanto, perché secondo me a 9 partite dalla fine non è che posso inventarmi io qualcosa. È fondamentale questo aspetto, secondo me, mentale, e di come approcci la partita, di come devi andare a affrontare l'avversario, dal carattere, dalla determinazione, perché se sei molle difficilmente ti salvi, perché ci sono delle squadre che sono abituate a lottare per la salvezza. Pescara non è mai stato abituato in questi anni a lottare per la salvezza, perciò bisogna far mente locale e essere consapevoli che dobbiamo affrontare le partite in questo modo qua. E che squadra ha trovato? Proprio una squadra depressa? Ma ai primi giorni chiaramente, sai, ha cambiato Zema, cambia Epifani, arrivo io, c'è un po' di sbalottamento, è normale che sia così, però quando tu poi lavori, vai avanti, la testa va sul lavoro e cominci poi a pensare esclusivamente alla partita, è dove io voglio portare la squadra. Quello che mi aspetto io è una partita coraggiosa, perché se noi andiamo lì e giochi timoroso, li aspetti con le qualità che hanno loro davanti, ti fanno male. Perciò mi auguro che la mia squadra abbia quell'atteggiamento di pressione e di non abbassarsi, perché se ci abbassiamo, secondo me, non facciamo fatica a portare a casa la partita. Poi non è la mia mentalità,
stare dietro, aspettare, vedere che cosa succede, non è il mio modo di pensare. È chiaro che l'ho preparata guardando l'avversario, come si comporta, questo sì. Domani è la verifica, per me è importante, per vedere se tutto quello che noi abbiamo cercato di fare in questi pochi giorni, qualcosa viene applicato. Ho firmato un contratto per questi 3 mesi e cercherò in tutti i modi di portare a termine l'obiettivo che ho nella mia testa, che è la salvezza. Una volta che io ho raggiunto quello, io sono l'uomo più felice del mondo. Mi confermano, non mi confermano, pazienza, ma l'obiettivo lo devo centrare. Ed ora andiamo in casa del Palermo, dove sono infortunati Bellucci e Morganella. Difficile anche il recupero di Sciminski, che dovrebbe partire dalla panchina. Probabile il ricorso al 3-4-1-2 per Tedino, con Coronado alle spalle di Lagumina e Nestorowski. Ascoltiamo proprio le parole dell'allenatore dei siciliani. Stati bravi i giocatori per disponibilità e per grandi qualità tecniche, e anche e soprattutto qualità di giocare, no? Di trovare delle soluzioni. In questa partita qui, secondo me, è una partita dove i ragazzi devono fare un grande sforzo, perché le attenzioni generali faranno la differenza. Non so come giocheranno, so che comunque sarà una partita molto difficile, perché loro hanno davanti giocatori di grande ripartenza, di grande gamba, di grande accelerazione, perché sono tutti giocatori che ha preso, diciamo, funzionali Mr. Zeman, quindi parlo di Mancuso, di Pettinari, piuttosto che di Baez, di Yamga, cioè tutti giocatori che hanno delle gambe veramente capone, hanno tutti a disposizione delle gambe veramente molto importanti, e quindi bisognerà fare molta attenzione alla fase di transizione, perché loro lì sono veramente molto forti. Sì, ci conosciamo molto bene ancora da tempi dove l'allenatore era Guidolin nell'89-90 a Treviso, quindi da lì era un giocatore che giocava, penso aveva fatto l'ultimo anno con Mister Guidolin a Treviso, ci siamo conosciuti lì, ed è un allenatore che ha portato soprattutto dalle nostre parti grandissima mentalità lavorativa, ha vinto dei campionati, ha portato un calcio importante, aggressivo, dinamico. È un allenatore molto bravo, preparato, una brava persona. Ha un fratello con il quale siamo cresciuti insieme calcisticamente, anche di un anno più vecchio di me, 63, quindi è una famiglia che conosciamo molto bene, che stimo tantissimo. Io l'ho detto all'inizio della stagione, e poi sinceramente non voglio entrare nella testa né dei tifosi né di nessuno, perché ognuno di noi deve essere libero di interpretare democraticamente quello che è il momento. Il momento è molto importante, molto molto importante per noi e per la città. Io di più non posso dire. Noi siamo andati a giocare a Parma e obiettivamente i boati della curva nel momento in cui cascava Moscerino per terra è stato molto importante. Noi in questo momento qui è chiaro che abbiamo bisogno della qualità e della quantità anche dei tifosi, però, ripeto, non devo dare nessun messaggio. Ognuno di noi sa che deve portare il proprio mattoncino importante, noi lo stiamo portando sempre con umiltà, con dedizione e soprattutto con grande attaccamento ai colori, questo sì. Il nuovo portiere del Teramo, Matteo Ricci, arrivato in biancorosso da svincolato, si presenta alla stampa e ai tifosi e ricorda un aneddoto singolare. Il capitano del Diavolo, Ivan Speranza, gli segnò una rete nella stagione 2014-2015 in un Teramo pistoiese terminato 2-0 per la squadra allenata allora da Vincenzo Vivarini. Ambiente bellissimo, oltre alla professionalità che si vede subito. Appena arrivi a questo stadio, poi magazzinieri, direttori, dirigenti, tutto, quindi bellissimo. Squadra, compagni favolosi che mi hanno accolto benissimo. Diciamo che non mi ha dato l'impressione di essere arrivato da 2 giorni. Mi sembrava già, tra virgolette, di essere già, di far parte di questo gruppo già da un po' di tempo. Ho accettato una sfida che ringrazio in primis la società, che mi ha dato l'opportunità di rimettermi in mostra, e quindi la ringrazio veramente di cuore, e niente, io
metterò il massimo impegno, in primis per i miei compagni, per il raggiungimento dell'obiettivo. Le mie esperienze, ho fatto più di 70 presenze tra i professionisti, alcune 8-10 in Serie B. Ho cominciato a Pontedera in Serie C, dove ho fatto un anno e mezzo. Il secondo anno l'ho finito gli ultimi 6 mesi a Pistoia. Dopo Pistoia ho fatto un anno in Serie B a Livorno e poi ho fatto 6 mesi in Portogallo in Serie B e poi ho finito l'anno scorso ad Olbian C. E poi ho avuto quest'anno, a inizio anno, una piccola parentesi di Serie A a Malta, ma mi sono trovato male, quindi sono preso la decisione di tornare a casa. E sinceramente non mi sarei mai aspettato di trovare squadra a questo punto, a 2 giorni dalla chiusura del mercato per gli svincolati. E quindi diciamo che da una parte avevo messo in conto questa annata un po' così, però non ho mai smesso di allenarmi, quindi credo di essermi fatto trovare nelle migliori condizioni possibili, dato anche il ruolo, perché il portiere è un po' un ruolo un po' difficile rispetto a un giocatore normale, tra virgolette. Quindi comunque se l'avevo messo in conto. Ci racconti un po' quell'aneddoto di cui Speranza qualche anno fa ha segnato? Ma me l'ha messo in mente lui, devo essere sincero. Da oggi ti guarderò con un occhio diverso. No, scherzo. Quindi non me lo ricordavo neanche, ma fatto con lui. Però dai, ci sta il calcio, me lo fa un bravo ragazzo, ci sto bene insieme, quindi sono contento che abbia fatto con lui e non un'altra persona. Quindi. Ed è tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.